In queste ultime settimane gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per il peggioramento della situazione nell'Ucraina orientale. Oggi, mentre quella cara nazione celebra la sua festa nazionale, che coincide quest'anno con il 25° anniversario dell'indipendenza, assicuro la mia preghiera per la pace e rinnovo il mio appello a tutte le parti coinvolte e alle istanze internazionali affinché rafforzino le iniziative per risolvere il conflitto, rilasciare gli ostaggi e rispondere all'emergenza umanitaria.